ragazze, bentornate sul mio canale, sono Aida. I capelli stanno malissimo, ma chi se ne frega. Allora, oggi nuovo haul di acquisti. E iniziamo. Ho fatto alcuni acquisti per l'autunno che sta per arrivare o che è già arrivato qui in Svizzera, perché sta piovendo da settimana ormai. E sono andata a fare un po' di shopping, non è chissà che. Non aspettatevi un mega haul, perché non ci sono tante cose che ho acquistato. Questo negozio si chiama Frauenherzen. Questo negozio si chiama Frauenherzen, che significa il cuore delle donne. Ho acquistato due maglioni. Il primo maglione che ho acquistato è questo qua. Non è proprio un maglione, è più una maglietta, perché è abbastanza leggera e ha strisce bianco e nero. Quello che mi è piaciuto tantissimo è che nella parte di dietro ha i bottoni. E un'altra cosa che mi è piaciuto tantissimo è che praticamente è molto raro oggigiorno, e che questa maglia è di 100% al cotone. Onestamente, una volta non me ne fregava una C di che materiale i miei vestiti erano. Ormai io ci tengo più alla qualità che alla quantità. Allora, il prezzo di questa maglia era 65 euro. E non solo perché è 100% cotone, ma anche perché è della marca Tom Tailor. Paghi il nome e paghi la qualità. Questo invece è un maglione. Anche questo 100% cotone. Evviva! Come sei una brava, eh? E quello che mi piace tantissimo sono i pizzi. Sono queste rose che sono qui sopra la maglia, un po' ovunque. E che schifo, ci sono capelli dappertutto. Va in lavatrice, a parte che lavo tutti i prodotti che compro, che mi fanno schifo a indossarli proprio dopo comprato. La marca è il Cartoon, non lo so, boh. Il prezzo è 95 euro, a parte che qui in Svizzera tutto è caro. Adesso passiamo a Vero Moda, e lì ho comprato dei pantaloni che, ragazze, oh, ma questi pantaloni sono lunghissimi. Questi pantaloni sono molto, ma molto classici. Sono un blu scuro. Mi piace che sono molto semplici, non hanno nessun dettaglio particolare. Sono un po' slavati. Sono skinny jeans. 75 euro, no, aspetta. Che fregatura. Erano 59,99 euro. E in franchi svizzeri 79,90. E il cambio non è di chissà che. Che fregatura! Sono molto, ma molto confortevoli. Mi piace, anche se sono molto stretti, sono abbastanza stretch. La ragione per cui questi pantaloni sono così cari è perché in questi pantaloni c'è una fibra ricavata dal legno, è in grado di garantire un'ottimale dispersione dell'umidità per il benessere della pelle. E si chiama Tencel. Questa era una maglietta molto, ma molto classica, blu, navy blu, che costava 24,99 euro. Sì, è molto, ma molto semplice anche questa. A me mi piacciono le cose semplici. Questa è fatta con viscosa, nylon e poliestere. Non c'è nessun cotone in questa, però viscose penso che è quel materiale che fa i capi così morbidi. Sono passata per Calzedonia. Amiche mie italiane, di sicuro voi conoscete questo negozio, che invece gli altri non sono sicura se li conoscete, penso di meno, però di sicuro conoscete Calzedonia. Calzedonia è uno dei miei negozi preferiti. Lì mi piacciono tanto i leggings. Avevano un'azione, perciò ho preso alcuni calzettini, perché non ne ho mai abbastanza. Ciao ciao! Non ve li faccio vedere a dettaglio, perché chi se ne frega, sono calzettini. Ho acquistato dei pantaloni, anche quelli blu scuro. Anche questi sono skinny jeans, sono in questo blu scuro, non hanno tanto dettaglio, tranne che qui giù in fondo sono rovinati, che va tanto di moda al momento. E io amo i pantaloni stretch.
Se volete sapere la taglia, questa è la taglia S e il prezzo era di 49 euro. Poi sono passata per Vögele Shoes, che sarebbe un negozio di scarpe qui in Svizzera, e ho comprato dei stivaletti. Ta-da! Mi piace tantissimo il dettaglio qui alla parte dietro, e sono scarpe con lo zipper. Sono della marca Roberto Santi, non so se è un italiano. Ho la taglia 38. La signora nel negozio mi aveva detto che questi sono di pelle vera. Non ho stivaletti che sono abbastanza eleganti. Al principio non mi piacevano tanto perché mi pareva che avevo il piede enorme, però mi sono abituata e sono anche diventati molto confortevoli. Oddio, ho preso una testata! Aia! Che dolore! Oh. Tra i capelli e la testata. Andiamo bene. Allora, vi volevo ancora far vedere i prodotti che ho acquistato online su un sito che si chiama... Come cazzo si chiama? Non mi ricordo il nome. Vi lascio il nome da qualche parte qui sullo schermo perché non mi ricordo. Sono tutti stile vintage, perché a me piace un mucchio lo stile vintage. In generale io sono una appassionata per il vintage. Io sempre dico che sono nata nell'epoca sbagliata. Il primo prodotto è questa maglietta rossa qui, che è a maniche corte. Viene coi bottoni e poi qui c'è il dettaglio, c'è queste bende qui. Poi ho preso questa giacchetta nera, è fatta a maglia, e la giacchetta che si abbottona, classica, non è tanto lunga, a maniche lunghe, e pensavo che questo andava bene per un'occasione un po' più elegante. È un vestito lungo, molto classico dell'epoca, pin-up, e è un swing dress. Sono questi vestiti molto larghi nel fondo. Oh, adesso ho visto che anche le taschine, che figo! Questo è il vestito mio preferito. È questo qua, rosso, tutto stretto. Questo vestito è a maniche corte, è un pencil dress, perché sono stretti stretti anche giù in basso. Sottolineano molto la figura. E ho comprato altre scarpine che mi piacciono un sacco, e guardate queste. Queste sono le scarpine, sono di tacco abbastanza basso, non troppo alte, e pensavo che andavano benissimo per un'occasione un po' più elegante, quando non vuoi indossare i tacchi. Perfetto, sono così belline, mi piacciono un sacco. C'hanno questo dettaglio, il fiocco. Ragazze, tenetevi forte, non ho acquistato nessun prodotto di bellezza. Non ci credo nemmeno io. Questi erano tutti gli acquisti che ho fatto ieri. E ci vediamo la prossima settimana, e ciao ciao!